La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca. Felice oggi di riessere nella cucina di Mimmo Pugliesi, chef executive, ma anche caro amico Mimmo, diciamolo. Ben ritrovato a casa tua. Bentornati. Grazie, grazie. Ieri quelle due squisitezze infinite, bontà, gusto, passione, di tutto e di più. Dai, alchimia tra ingredienti, Mimmo, grazie anche da parte di tanti amici che seguono il nostro programma a casa tua, naturalmente sul nostro sito, tante le considerazioni anche su Facebook. Adesso vedrai che qualcuno ti chiamerà anche, magari si sono persi qualche passaggio, abbiamo detto per esempio al posto delle fave che abbiamo utilizzato potrebbero utilizzare qualche altro. Sì, una crema di zucchine. Ecco, ingredienti di stagione, sì, magari, sì. Ma poi tu ti presterai bene a dare le tue dritte oggi sempre nella tua cucina per realizzare altre due ricette, sì, che vanno forti nella tua cucina. Abbiamo cercato di mantenere il passo di ieri, non... Ecco, senza distanziarci troppo, naturalmente. Ciao, bel pesce spatola, felice di essere qui nella cucina di Mimmo Pugliesi? Naturalmente non poteva finire meglio nelle tue mani. Abbiamo valorizzato anche oggi un del pesce povero, la spatola, sì, che per me è uno dei, anche sì, per te, un, e diciamolo, questa è un'altra ricetta richiesta dalla sottoscritta. Hai valorizzato al massimo, secondo me, questa sfogliata, mille foglie, mille che fai. Mille foglie di spatola in prezzemolata, intercalata con degli ingredienti che andremo a vedere. Ok, dopo. Adesso, quindi, vedete il nostro, anzi, partiamo dalle melanzane che tu hai già fritto. Quindi, sì, melanzane. Qui abbiamo invece un... una caponatina di verdure. Okay, all'interno abbiamo, sì, delle zucchine, delle carote, delle melanzane e delle rape rosse. Rape rosse, qui una bella ricottina affumicata, sì, del pane in cassetta. Qui abbiamo invece... della maggiorana. Della maggiorana, foglie di prezzemolo. E naturalmente il nostro pesce meraviglioso, pesce spatola. Oppure da queste parti come si chiama? Sciabola, pesce sciabola. Ok, i secondi invece ingredienti, cari amici, beh, avete mai sentito parlare di una tagliata di pesce spada? Ecco, Mimmo la realizza in modo straordinario con semplicissimi ingredienti. Quindi pesce spada, sì, Mimmo, poi... pesce spada della valeriana. Valeriana, della, naturalmente. Della rucola. Rucola. Della lollo. Lollo, timo, che è un'insalatina, timo, pomodorino fresco, pomodorino pacchino, e della cipolla caramellata, cipolla, e la farina che abbiamo utilizzato per friggere le melanzane. Naturalmente, quindi vedete, quindi poi qui abbiamo dell'ottimo vino rosso anche, vi spiegherà adesso Mimmo come avrà preparato poi per la seconda ricetta, ma lo vediamo dopo, questa cipolla di Tropea rossa caramellata. Come si fa? Allora, cominciamo a marinare un attimino. Ok. La spatola che noi abbiamo già sfilettato e pulito, ma senza, sì, questi sono i filetti interi. Vedete, e poi abbiamo già porzionato. Okay. Abbiamo porzionato ottenendo dei rettangoli, dei piccoli rettangoli. Sì. Questi li insaporiamo un pochettino con... Mille foglie, Mimmo, perché, sì, mille foglie? Da richiamare un pochettino la pasticceria, però... Ecco, diciamolo, che mi guardi con questo sguardo languido quando si parla di pasticceria, perché è un tuo grande amore la pasticceria. Sì, la pasticceria è una delle mie... peculiarità. Sì. Naturalmente. Piace moltissimo direttarmi in pasticceria, anche se... Tu come hai iniziato? Perché ieri poi ci hai spiegato in linea di massima, adesso sei chef executive, quindi curi la banchettistica, ma prima di arrivare a questo, oggi fai prevalentemente questo, però prima di arrivare a questo, quali sono stati i passaggi? Qual è stata la tua carriera, l'inizio della tua professione? Allora, c'è da dire che già da piccolino, io grazie a mio zio, questa è la passione mi è venuta tramite mio zio. Sì. Cioè, allora avevo un ristorante insieme a mio padre, ah, e quindi io già da piccolino dormivo a fianco il
forno delle pizze. Che fortuna, quindi, ragazzi, che fortuna. Questa ha cominciato a prendermi, questa passione ha cominciato a prendermi già da piccolino. Sì, ma che cosa più? La passione poi, che ci metteva tuo zio insieme a tuo padre? Sì. Oppure questa. I profumi del pane, la pizza, che cosa? Un mix forse? Tutto. Ti ha portato tutto, poi? L'amore per poi questo mi ha fatto apprezzare veramente questo lavoro, perché è un lavoro eccezionale. No? Certo. Quindi possibile. Prima di arrivare qui siamo a Marina di Gioiosa Ionica, però tu hai avuto tanti... intanto se vuoi vai avanti, sì, perché qui c'è veramente da fare parecchio. Aspetta, che ti do anche questo, che magari... Sì. Ecco, quello... L'olio, ok. E ti dicevo, abbiamo hai avuto un percorso che è partito anche dall'alto, nel senso dal settentrione d'Italia. Raccontami un po' della tua esperienza, anche per capire un po' le mescolanze, le alchimie con gli altri prodotti del nostro bel paese, sì, no? Sono stato parecchi anni a Rimini a fare le stagioni, a San Marino, ho lavorato anche al ristorante a San Marino. Sì. Ma prevalentemente ho fatto tanto ristorante. La banchettistica sono 7 anni adesso che la curo, però ho iniziato come ristorante. E nella ristorazione è vero che si crea, magari si creano tutti i tessuti per poi andare a improntare una situazione diversa come quella dello chef executive, quindi dalle tante preparazioni nel ristorante, vero Mimmo? Sì, è come mi dicevi tu prima per il ballerino. Il vero. Certo. Un vero chef secondo me deve fare prima il ristorante, perché il ristorante è quello che valorizza tanto la persona. Assolutamente. E ti metti anche molto a contatto con te stesso, sì, con quelle che sono le tue propensioni, vai a sperimentare nuovi ingredienti, nuove ricette, e poi la banchettistica diciamo che è il risultato finale di tutta questa conoscenza. Sì. Naturalmente, infatti prima di iniziare la puntata parlavamo proprio di questo con Mimmo, il suo grande amore anche per la pasticceria, e mi veniva naturalmente di fare questa metafora, un po' come il ballerino, il bravo ballerino di danza moderna, naturalmente se non ha le nozioni di danza classica sarà sempre un po' un ballerino non propriamente completo, come per la ristorazione, se non hai quelle nozioni che solo la pasticceria credo ti possa dare, anche quelle giuste dritte, perché la pasticceria è il rigore in cucina, quindi se è non hai scienza. Quelle... Rispetto alla cucina, la cucina magari può essere il famoso QB. Sì, in, QB. In pasticceria non esiste questo. Non QB, a basso QB, ma dosi programmate nelle grammature specifiche, assolutamente. Che poi, voglio dire, con l'esperienza però... assoluta, con l'esperienza assoluta diventano anche quanto basta, ma dopo un bel po' di anni. Sì. A occhio. Guarda qui che meraviglia questa mollica con il prezzemolo, sembra couscous. Sì, abbiamo nient'altro fatto che frullare del pan carré con del prezzemolo, le foglioline di prezzemolo. Insaporiamo un pochettino di sale e pepe. Meraviglioso. E stop. Ma una bella pasta agli olio qui, Anche. Ci sarebbe. Leggermente con un po' di pane tirato in padella precedentemente. Abbrustolito, sì, come si deve. E vai. Intanto la nostra mille foglie di pesce spatola o sciabola prende forma. Vedete come anche il colore è importante per uno chef oggi executive, ma da diverso tempo. Colori, anche l'occhio vuole la sua parte. Assolutamente. È la realtà. Sì, tra colore e sapore direi che la distanza è proprio breve. Okay. Ecco, intanto spiegami come hai realizzato questa dadolata prima di lasciare qualche messaggio pubblicitario. Allora, questa dadolata abbiamo fatto nient'altro che cubettare tutte quante le verdure che abbiamo elencato prima, e poi una per volta, separatamente, abbiamo sbollentato le verdure, lasciandole leggermente croccanti, non portare... Non renderle sfatte. Le verdure teniamole sempre croccanti. È una cosa che valorizza molto di più il prodotto. Certo. E le sbollentiamo, le facciamo cuocere, le sbollentate in acqua leggermente acidulata e salata.
Naturalmente. Stop. Anche basta, perché poi... se un ortaggio si presenta croccante, perché lo dobbiamo uccidere? No. Rendendolo bollito. Ma anche basta vedere i colori, sì, che mantengono. Rimangono. Quindi... Qualche suggerimento, ecco, da chef per mantenere i colori vivi? I colori, spollentate e raffreddare subito in acqua e ghiaccio. Ok, quindi shock termico, sì, e via che i colori si riaccendono in modo assoluto, come la natura naturalmente li ha fatti. Ci ritroveremo qui fra pochissimo, adesso magari noi andremo avanti con qualche passaggio perché il nostro chef Mimmo Pugliesi va veloce naturalmente come la sua cucina richiede, qui fra pochissimo a casa tu, a casa di Mimmo. Sempre a casa tua, a casa di Mimmo Pugliesi, qui insieme al nostro pesce sciabola o spatola, per meglio dire, come la chiamate dalle vostre parti, chi lo sa, è sempre il nostro pesce, vedete, protagonista oggi, è stato prontamente deliscato da Mimmo, adesso ha preso un pezzo, la metà circa di questa... Sì, da ottenere giusto tre rettangoli. Di una sciabola. Ah, con quindi un filetto già... Cioè, l'hai diviso in tre pezzi, in tre, sì, in tre parti. E poi hai creato una... Sì, una paniura aromatica al prezzemolo, con del pane, semplicemente del pan carré, del prezzemolo in foglioline, sì, e mixato al frullatore. Che meraviglia! Stop. Volendo dargli ancora un po' più di sapidità, possiamo aggiungere o dei capperi o qualche... Alice sotto, sì, l'olio, ok, quindi gli daremo così un tocco diverso, spezzeremo questo sapore. Ai capperi, ottimo, io li adoro con la spatola, lo sai, prima ti parlavo anche di quella ricettina che ho ideato, ma magari un giorno ve la farò vedere, cari amici, ve la farò vedere anche a voi. Guardate qui, regina ricotta affumicata, sì, questa? Una ricotta affumicata di mammola. Da dove l'hai reperita? Di mammola, è un amico mio che me l'ha... Sì. Beh, devo dire che il tuo gemellaggio con mammola è forte, eh? Mi piace perché hanno degli ottimi prodotti. Hanno dei prodotti veramente eccezionali, quindi... Squisiti. Vai. Allora, prendiamo la nostra foglia. Possiamo andare a comporre il piatto. Sì. Facciamo questo letto di verdurine. Vi ricordo che il nostro chef Mimmo Pugliesi, siamo a Marina di Gioiosa Ionica, sta preparando la nostra mille foglie sul lezzo, una dadolata di verdurine miste, della barbabietola rossa, delle zucchine, carote, cosa più, sì, Mimmo? Rape rosse, zucchine, carote e melanzane. E melanzane, ok. Intercaliamo gli strati con spatola, un po' di ricotta. Una fettina di melanzane. Le melanzane che hai? Fritta, hai affettato? Affettato, passate nella farina e fritte. Ok. Salate leggermente. Sì. Quindi hai iniziato questa passione tramite, naturalmente, tramandata da tuo zio, sì, dal papà, e poi hai lavorato per tanti anni fuori, nella ristorazione, quindi ti sei lì ingegnato, dilettato con mille ricette, per poi oggi divenire uno chef executive e ti occupi prevalentemente di banchettistica, quindi dai la tua impronta con ingredienti del territorio anche o del nostro, sì, bel paese, perché noi rimaniamo in Calabria, prediligiamo i prodotti del territorio naturalmente, mai dare la padronanza assoluta ad altri ingredienti, però anche quelli del bel paese, insomma, li assembli tutti, certo, come meglio credi. Un goccino d'olio. Sì. Il piatto è terminato. È terminato. L'unica cosa, da passarlo 2 secondi al forno. Grazie. O al microonde. Sì. È pronto il piatto. Prontissimo, in modo da far fondere un pochettino la ricotta. Che meraviglia. Allora, ecco, caro amico pesce sciabola, spatola, io ti metto qui. Naturalmente sei diventato un'ottima mille foglie. Complimenti, bravo, bravo. Ma che era forse la moglie, il figlio, boh, chi lo sa. Non lo so. Ma che, non ho chiesto, ma tu che hai parlato importa prima con lui. Ma che ci può? Sì, te lo dico dopo cosa mi ha detto, magari. Allora, adesso si va avanti con la prossima ricetta. La farina la possiamo togliere perché non ci occorre. Allora. Ecco, prendi il tuo olio.
qui abbiamo questa bella cipolla rossa caramellata, guardate che rouge, questo è un prodotto del territorio, la nostra cipolla rossa di Tropea, preparata come? Prenditi 5 minuti, anzi 2 secondi, allora, spiegami. La cipolla rossa caramellata, abbiamo fatto lo stesso, abbiamo ottenuto delle filangè, cioè sì, un taglio molto sottile della cipolla. Filangè. E abbiamo messo in una pentola su un fornello a portare a ebollizione del vino rosso, dell'aceto rosso e dello zucchero di canna. E così? Saranno per 400 grammi di cipolla ci vanno 200 grammi di vino rosso, 200 grammi di aceto e 250 grammi di zucchero di canna. Non vi preoccupate, so che non avevate la penna e il foglio, su Facebook Mimmo Pugliesi o su www.casatua.tv o su redazione@casatua.tv potrete contattarlo. E all'interno di questo liquido ci mettiamo anche una scorzetta d'arancia, può essere o grattugiata. Vedete? Eccola qua. O intera. Che profumo! Basta, facciamo bollire il liquido, incorporiamo la cipolla e poi facciamo cuocere per 10-15 minuti e lasciamo raffreddare, questo è molto importante, lasciamo raffreddare nel liquido di governo, cioè nell'acqua di cottura. Tutta deve proprio raffreddarsi completamente. Ah, che bello! Vedete, ci vuole anche un po' di sana politica nel mettere così su questa cipolla di Tropea agrodolce. Sì, più caramellata. Più caramellata, ok. Allora, si va avanti con la nostra tagliata di pesce spada, che adesso andrai a saltare, vero? Sì. Prima che cosa dobbiamo creare? La nostra misticanza? Sì, facciamo la nostra misticanza, okay. Così la portiamo un pochettino. Sì. La condiamo. Un po' di rucola, la valeriana e una tagliuzzata di lollo. Il lollo, quindi rasserenatevi con questa bella misticanza fresca, un bel po' di pesce spada, devo dire che anche a livello nutrizionale ci siamo proprio. Un alto livello ieri e oggi, anche da un punto di vista proprio... Pizzico di sale. Della nostra salute e della buona cucina, della buona tavola, quella che ci fa bene. Macinata di pepe. Sì. Sì, sì. Molto semplice, molto fresca. Mescoliamo. Magari possiamo anche tagliare. Sì, ci piace. Questa colorazione. Andiamo a scaloppare, a passare in padella il pesce spada. Padella, va bene. Padella molto calda. Quindi in padella rovente mettete senza olio, perché l'olio l'ha già aggiunto, sì, l'avevo Mimmo già messo prima. Sulla nostra fetta di spada andate a scaloppare benvenino da un lato e dall'altro. Adesso andiamo a creare anche questa alchimia cromatica tra il verde della misticanza della rucola, dell'ollo e della valeriana, sì? Sì. I pomodorini. Dicevamo, qual è il piatto preferito della piccola, di Marika? Ama la pasta. Ama in qualsiasi la pasta. Modo la fate, pasta, pasta. Pasta, pasta. Pasta e vabbè, queste bambine come mi somigliano, anch'io lo sai. Ieri quei bigoli. Buoni. Ieri, tanto per dire, una delle tante volte. Allora, state assistendo, cari amici, alla preparazione di una tagliata. Voi siete abituati a mangiare la tagliata di manzo, di carne, ma oggi, come ieri, una rivisitazione sul pesce. Quindi su uno dei pesci che si pescano tranquillamente nei nostri mari, nel mar Mediterraneo, tra lo stretto di Messina e qui sulla costa, insomma, di Reggio, pazzesca, assolutamente, tra maggio e agosto. Sì, maggio, diciamo, metà maggio comincia a essere... il periodo migliore per la pesca sia del pesce sciabola, del sì, pesce spada. Poi ci offre, in questi periodi ci offre il nostro mare degli splendidi prodotti. Sì, assolutamente sì. Ok, qua i pomodorini abbiamo soltanto a crudo, abbiamo divisi a 4, dell'olio, qualche foglia di maggiorana, sale e pepe. Stop. Bene. Sì, la maggiorana col pomodoro, devo dire, mi piace proprio tanto. Io lo utilizzo anche nel sugo, la maggiorana.
Faccio bene? Che dici? Sì. Lega molto bene questo modello. meno male, qualche consiglio il mio amico ogni tanto me lo dà, quindi io me lo prendo, lo accetto ben volentieri. Poi riguardo alla preparazione, quindi a come una ricetta tradizionale può essere rivisitata dall'alta cucina di uno chef grande, grandioso come Mimmo Pugliesi. Ieri ve la ricordate? Quella salsiccia di Spada, nient'altro che polpa di Spada a cubettini, piccolissima. Naturalmente ci davi anche il suggerimento, meglio se la fate altrita tutto, carne, sì. Ecco, la così la carne in modo da rendere ancora più fine. Più fine la pasta del, la del pasta. Pesce spada. L'andate come? Vieni tu, dimmi tu. L'andate ad amalgamare con? Allora, peperoncino grosso, sì. Leggermente piccante, del peperoncino in polvere, semi di del finocchietto selvatico, del un po' di vino bianco, del timo. Sale e pepe. E pepe. Lasciate marinare ben benino e poi una cubettata saltata in padella dei miei buonissimi, meravigliosi porcini freschi, naturalmente, oppure congelati, tanto il sapore del porcino è quello. L'importante è trovare un ottimo prodotto. Un ottimo prodotto, come ci consiglia il nostro Mimmo. E poi andate sempre a saltare una dadolata di pomodorini separatamente in una grande padella. Andrete ad accogliere i porcini con i pomodorini, la nostra salsiccia di Spada. Io in genere faccio tutto quanto separatamente, prima i pomodorini, poi i funghi porcini e a parte ancora la salsiccia. Ma questo perché? Diciamoglielo. Perché ogni cosa ha la sua cottura. Ecco, la sua consistenza. Se andiamo a mischiare tutti quanti gli ingredienti... Lo possiamo fare, verrà saporito, ma magari non avrà proprio quel tocco. Ecco, però lo Spada sarà crudo, mentre il pomodorino sarà troppo cotto. Certo. Naturalmente sì. Intanto, qua con lo Spada ci siamo quasi. Ok. Muy bien, muy bien. Cari amici, vi ricordo, potete partecipare anche voi ad A Casa Tua, naturalmente chiamando, scrivendo alla nostra redazione, redazione @casatua.tv, oppure chiamate al nostro numero verde che vedrete sovraimpressione. Vi risponderò io, magari la nostra redazione, chi lo sa, mi farà sempre molto piacere naturalmente conoscervi in anticipo, per prenotare le telecamere di A Casa Tua, perché la cerchia di amici qui, insomma, inizia a stringersi, nel senso, ci stiamo conoscendo un po' tutti, per cui abbiamo bisogno di conoscere anche tanta altra gente. Benissimo, lo Spada è cotto. Sì. È cotto, insomma, io tendo a lasciarlo leggermente rosato all'interno, molto... Sì. Vabbè, una tagliata d'altronde. Sì, come si vede, gusta la classica tagliata di carne. Sì. Anche poi, essendo un prodotto fresco, buono, certo. Lasciamo tutte le proprietà organolettiche. Sì, anche perché andiamo a cuocerlo parecchio, poi lo Spada tende ad asciugarsi, certo. È un po' stoppaccioso. Sì. Andiamo a tagliare. Ok. E wow, che meraviglia. Questa è un'altra pietanza con la quale mi hai conquistato naturalmente come amica, e conquisti tutti i giorni le tue donne, le tue prime donne. Salutale, dai, lo so che tanto ci stanno guardando. Un bacione ad Anna Maria e un bacio, un grosso bacio, tanto ti voglio tanto bene, Marica. Marica, la piccola Marica, Anna Maria. Lei sempre impegnatissima ad occuparsi dei vostri capelli, signore? Senza di Anna Maria come si fa? Assolutamente. Il piatto. Ok, anche lei mi dà i suoi preziosi consigli ogni tanto. Ecco, guardate lì come sta prendendo forma la nostra tagliata. Allora, la misticanza. Yes. Caro mio, mi dispiace, ti devo togliere da qui. Ci occorrerai magari a telecamere spente, vero? Che cos'altro mi preparerai come al solito qui? Quando si abbasseranno le nostre luci. Pomodorini. Wow. Ecco. Una cosa proprio eccezionale, anche questa. E la nostra cipolla caramellata. Vedete nei tempi come siamo proprio veloci, perché siamo con uno chef executive d'alto livello, il nostro Mimmo Pugliesi. Guardate qui, che meraviglia. Adesso, magari dopo il blocco pubblicitario, noi andremo a riassumere le nostre due ricette.
Ok, allora vi aspettiamo qui fra pochissimo per riassumere, per rifare una carrellata su queste meraviglie preparate sempre da questo grande amico e da questo straordinario chef qui a casa tua. Guardate che felicità questi occhi, ormai chi mi conosce lo sa, quando sono in presenza di questi piatti, soprattutto in presenza di un grande amico e grande professionista, quale tu sei Mimmo, lasciatelo grazie. Dire. Ti ringrazio io da parte di tutti i nostri telespettatori, i nostri appassionati del nostro sito www.acasatua.tv, sempre insomma persone meravigliose che amano confrontarsi anche con qualcuno di alto livello, come tu in questo caso hai fatto in questi due giorni. Siamo sempre nella tua cucina con queste due straordinarie prelibatezze. Qui che cosa vediamo? Dai, raccontamelo allora, ancora nel dettaglio. Abbiamo simulato una tagliata di carne, però fatta col pesce spada. Cioè una tagliata di pesce spada con misticanze, pomodorini alla maggiorana e della cipolla caramellata. E qua c'è una millefoglie con di pesce spatola in prezzemolata, cioè nient'altro che del pan carré mixato con del prezzemolo, qualche cappero e qualche alice se volendo dare un po' di sapidità in più, è intercalata con delle melanzane fritte e della ricotta affumicata di mammola. Ma meravigliosa! Su un letto di verdurine croccanti. Con delle carote quello che avevamo a disposizione. Melanzane e rapa rossa. E rapa rossa, benissimo. Apri questa buona bottiglia di vino rosso, perché io ho voluto richiamare il vino che hai utilizzato anche per caramellare la cipolla rossa di Tropea. Qualsiasi suggerimento o consiglio vogliate prendere dal nostro Mimmo Pugliesi, potete naturalmente chiedere l'amicizia su Facebook oppure contattate la sottoscritta, tanto qui è una rete proprio ormai vasta, Mimmo, di amici ci alterniamo tra una pietanza e l'altra, perché la cucina ha un ruolo importante, fondamentale. Non per nulla quando ci si sposa, no? Quando ci sono dei lieti eventi, la prima cosa, quella più importante alla quale dare rilevanza, che cos'è? Il banchetto. Naturalmente il banchetto. Ieri ci hai anche detto e illustrato più o meno quali sono le cose più in auge, le richieste più in auge. Mi pare sia ritornato il prodotto del territorio. Sì. Quindi stiamo ritornando un po' indietro. Sì. Diciamo che non l'abbiamo mai abbandonato. Anche, ahimè, è stato un po' trascurato in tempo passato. Sì. Però adesso sta riprendendo un'altra volta piede e di questo sono contentissimo. Perché ma lo dobbiamo io devo ringraziare voi, devo ringraziare voi chef, che è grazie a voi che è stato rilanciato tutto quanto. Ma noi siamo contenti di farlo perché siamo sempre il nostro territorio e certo, abbiamo degli ottimi prodotti. Naturalmente. Utilizzarli e continuare sempre ad utilizzarli. A promuoverli. Tu sei stato tanto tempo fuori, hai lavorato, hai fatto un sacco di esperienze anche nel nord Italia e in giro, non solo in Italia. Sei ritornato qui in Calabria con la consapevolezza di voler valorizzare il territorio. Lo facciamo oggi, io adesso ti do questo calice. Voglio assaggiare prima, assaggia pure tu la tua tagliata. Lo so che tu non sei abituato naturalmente a mangiare, perché sei pronto a preparare la qualsiasi, in qualsiasi momento. Ecco, questa mille foglie al pesce spatola. No, un tutt'uno. Meraviglioso. E lei? È lei? La cipolla caramellata. Ecco, la cipolla caramellata. Intanto tu prendi il tuo calice, perché io ti raggiungerò fra pochissimo. Cari amici, domani sempre a casa tua vi aspetto, tu ridai i tuoi contatti, anche se volessero mandare qualche mail a te, dove devono scrivere? Mimmo Pugliesi, @yahoo.it. Una cosa straordinaria, Mimmo, grazie. Alla nostra amicizia, all'amicizia con i nostri, naturalmente, telespettatori che ci stanno guardando da casa, con voi ci ritroveremo domani. È sul nostro sito, sempre tutti i giorni vi ricordo di votare anche queste ricette, le ricette di Mimmo Pugliesi, su www.acasatua.tv. Partecipate al gioco e potrete vincere tanti numerosi premi, anche molto gustosi. Riprendiamo a domani, sempre a casa tua. Grazie Mimmo. Grazie a voi.